Bob. Presidente Allegrini, ma è un piacere, Carlo Allegrini. No, vabbè, redivivo? Assolutamente sì, redivivo. No, redivivo. Non è stato un gran bel momento. Allora, tu sei presidente di segmento, no? Bravo. Ti è piaciuto, no? Lo sai, sono presidente di segmento. Di sì, segmento. Dai. E che segmento? Perché sei un segmento fatto a pinna, nuoto pinnato. E pinna quell'altra, quella subacquea, sì. Sì, e sì, poi sì. Io ti ho inseguito per un po', a un certo punto mi sparisce il presidente Allegrini, purtroppo ti ha colto. Ho preso il Covid, mi sono fatto questo periodo, sì, 15 giorni d'ospedale, anzi colgo l'occasione per ringraziare una persona che è stata vicino a me, che sta vicino a me da tanti anni, che è mia moglie, che per l'ennesima volta, lo faccio, non l'ho mai fatto, ma colgo l'occasione, Cristia, perché veramente è stata strepitosa nella gestione di tutto, no? Dai contatti con l'ospedale, alle procedure dell'ospedale, ai contatti, poverella, che ha dovuto avere nel momento in cui si è allargata la voce che Carlo era in ospedale. Perciò tutti chiamavano, tutti dicevano. Anche perché uno a vederti così dice: questo scoppio di salute è un grande atleta, un grande ex CT, vabbè, eccetera, eccetera. No, no, no. Voglio dire, e mo Allegrini è finito là. Diciamo che ho avuto paura, dai, non è stata una gran bella esperienza. E la prima settimana sono stato in ospedale, non lo nego. Cioè, si esce però più forti, più combattivi, no? Con un'altra ottica, perché ti vedo con l'occhio birbante come no. L'Allegrini del... Beh, un pochino più saggio pure, perché poi alla fine te ne accorgi che tanti problemi che ci circondano non sono così importanti, no? In quel momento, certo, è chiaro che poi sei ripreso nella routine. Oggi è stato un esordio per me fare il Consiglio federale, anzi l'avevo fatto prima durante le elezioni, perché io rappresento i tecnici, sono andato al CONI, e adesso mi sono riaffacciato al Consiglio federale. Ecco, abbiamo ricominciato. E hai ripreso in mano quello che ti compete, cioè quel segmento che è importante. Allora facciamo un po' il punto, perché sai, si fa il Consiglio federale, si parla di, e allora su Imbizza è ripartito, ha detto, ma facciamo un po' un'analisi di numeri. Perché è stata, Cristiana, una stagione difficile, come tutti, è stata difficile, anche se devo essere sincero. Alcune discipline che rappresento abbiamo fatto di tutto per mantenerle in vita. Non a caso parliamo oggi, quando a Legnano c'è un criterium nazionale di nuoto pinnato con 500 iscritti. Vedi. Un grande numero, ci hanno fatto i complimenti, abbiamo fatto la Coppa del Mondo, ci hanno fatto i complimenti come abbiamo organizzato. Certo, diventa senti, una... Scusami, ti interrompo. A porte chiuse, ma in piscina chiusa. Bravo. Allora, visto che io questa settimana, ovviamente, io come tutti quanti noi del mondo dell'acqua, del nuoto, delle piscine, abbiamo detto che è un'assurdità, no, tenere a riaprire solo le piscine, le ho chiamate cabriolet, e quelle chiuse non si sa perché. Allora, che idea ti sei fatto? Cioè, nel senso che non che idea, vuoi lanciare anche tu l'appello Cristian, che tutti quanti... Scusami, ma c'ho ancora il residuo. Comunque, cosa mi faccio un'idea? Io penso che, tenendomi sempre sul tranquillo, proprio perché sono... Io credo che il fatto che sono state chiuse gli impianti, le piscine, le palestre, così, a 360 gradi, è stato un grande errore. Delle piscine adesso si scopre del cloro, ma io gradirei non essere preso in giro, perché io non credo che ci siano persone che non conoscono che in piscina ci sia il cloro. Poi non si può far aprire gli impianti quando ci si mette uno per corsia. Significa ancora non conoscere l'esatta entità. Anche perché c'è un po' di ipocrisia, scusami. Si parlava di il corso di base, un istruttore, un allievo al caso. Dopodiché tutte le categorie che sono tesserate dai master, eccetera, eccetera, hanno ripreso a popolare, quindi c'è un po' un controsenso. Ma sì, questo, perché no? Hanno ripreso a popolare, perché? Perché comunque sui decreti hanno lasciato la porta aperta a chi faceva le gare e chi rientrava in un calendario nazionale, perciò bene o male hanno ripreso, però siamo sempre lì. Un impianto non si può reggere economicamente su una parte agonistica e basta, anzi, uno che gestisce l'impianto, l'80% viene dai corsi e il 20% viene da... E giustamente tu hai l'idea e l'analisi da imprenditoriale, no? Che riguarda tutti coloro i quali gestiscono le piscine. Però c'è anche un fatto di base, cioè
e dove andremo poi a tingere ai prossimi campioni del pinnato e anche se vogliamo dell'apnea, se poi la gente non va più in piscina, i giovani non vanno più in piscina. Hai preso proprio un argomento un pochino delicato, perché proprio con i direttori tecnici delle discipline che hai citato ho fatto un'analisi proprio di questo tipo. Noi siamo arrivati, secondo me, abbiamo la necessità di ricreare un altro giro di ragazzi, un'altra gioventù che avanza, perché noi abbiamo sì delle buone squadre, ma comunque abbiamo degli atleti che sono anni che stanno ai vertici. Quello che ci manca un pochettino è la base. Cioè dico i nipotini, una base di Figini, bravo, per dirti, no? I nipotini, perché Figini arriverà fino a 40 anni, glielo auguriamo anche oltre, possibilmente. Però ci vuole un ricambio generazionale, altrimenti tutte le medaglie che il presidente... stavo dicendo Matteoli, ma caso parlo del presidente Allegrini, no? Perché è lui che porta avanti la bandiera, è lui il responsabile. Poi dopo sarà difficile, no? Perché poi tutti quanti si mettono qua, inno d'Italia, grande vanto di qua, di là, di su, di giù, e poi dopo invece di darti una mano remano contro. Sì, per dire. Non è, guarda Cristian, è veramente un momento di molto difficile, secondo me molto difficile. Non credo che finirà adesso, però dobbiamo conviverci con questo momento, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere vivi comunque, perché passato un momento siamo pronti poi per ricominciare. Ci abbiamo un vuoto generazionale e lo dobbiamo comunque riempire e speriamo nel breve tempo possibile. Però il 2021 può essere, anzi sarà il momento della ripartenza, perché al di là del fatto che comunque a giugno a maggio si partirà con le piscine all'aperto, ma piano piano insomma dovremo rientrare in una normalità che vedrà insomma il settore riprendere gradualmente, no? Anche di intensità. Io mi auguro sicuramente che questo avvenga nel più breve tempo possibile, però io credo, mio modesto parere, che il giorno che toglieremo questa, che non avremo più bisogno di questa, allora potremmo dire che abbiamo finito definitivamente, praticamente, mentalmente, questa situazione. Piscine all'aperto ben vengano, ma durano 3 mesi, poi che facciamo? Le piscine vengono richiuse? Senti, invece parlando di Alessia Zecchini, che poi è il fiore all'occhiello, è la campionessa che tutti vorrebbero avere, ma hai tu. Mi diceva l'altro presidente, il tuo collega, il presidente Matteoli, che non sarebbe disponibile a fare un tentativo di record del mondo in Sardegna perché ha occupazioni altre. Adesso è una battuta questa. Sai, come la state organizzando? Sai, Alessia è così, se non sarebbe una campionessa, è imprevedibile, c'ha tutte le caratteristiche di una campionessa, un po' ribelle, un po' sensibile, un po' tutto, insomma, però comunque adesso si sta allenando, è pure vero che sapendo che da lei ci si attende delle prestazioni importanti, nel momento in cui si presenta lei deve stare a un gran bel livello, perché non improvvisa nulla. Adesso è a Lanzarote, imperterrita, beata lei, l'ho sentita qualche tempo fa per messaggio, perché insomma ogni tanto non gli do fastidio, ma mi dice dove sta e mi racconta un po' di cose. Comunque si sta allenando, sta, diciamo che ha già fatto delle misure non importantissime, ma ha fatto delle misure buone e si sta riprendendo, e sicuramente alla prima occasione, quando ne avrà voglia e quando si presenterà, sarà sicuramente per fare delle belle prestazioni. Anche perché Alessia è patrimonio nazionale, per cui... Comunque oramai lei ha fatto tanto per l'apnea, se ne è parlato d'apnea e non tolgo nulla, non credo che posso togliere qualcosa. C'ho una bella squadra, perché per esempio il tentativo lo farà Rossano Bino in Sardegna. Lei è sarda, è Sardegna che speriamo diventi bianca più presto, oggi è rossa. Ma... Certo, io credo che, insomma, non solo lei, però la squadra sono forti, la squadra c'ha begli elementi. Poi c'è questo connubio apnea e nuoto pinnato che è sempre più forte. Secondo me insomma, la squadra è molto forte, però bisogna dar merito ad Alessia, che comunque si è parlato di apnea grazie a lei e alle sue prestazioni. È diventata quasi leggenda, anzi è già leggenda Alessia. Beh, aspettiamo, prima di dirlo io mi aspetto ancora Guarda, so che stanno girando un film in Inghilterra, peraltro ci sono dei pezzi sottotitolati di intervista
che ha fatto su Imbiz ad Alessia, a Kash in Turchia, famoso mondiale di tutti i mondiali, perché lì fece record del mondo uno dietro l'altro. Sì. E quindi guardiamo con ottimismo al futuro, direi che possiamo concludere così, vero? Assolutamente, guarda, questa è, non possiamo fare che altrimenti, oramai siamo tutti bene, ci riprendiamo e ci vediamo alle prossime competizioni che sono già in atto, di fatto già sono in atto, ti dico. Saremo con FIPS, saremo con la nazionale, saremo col presidente Allegrini e su Imbiz sempre. Grazie, con grazie voi. Di essere presenti. Alla prossima. Alla prossima a voi. Grazie ancora a te, ciao. Ciao, ciao, ciao.